convertire l'energia e l'entusiasmo degli atleti anche in un'energia ecologica e quindi poter dire che la nostra maratona ha un cuore ecologico. Sì, allora io sono Mauro Giustino, faccio parte del consiglio di amministrazione di Savno, azienda che agisce sul parte del territorio trevigiano con, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Il nostro ruolo nella maratona di servizio, assieme alle altre aziende che sono la Treviso Servizi e la Contarina, è quella di effettuare le pulizie delle strade dove transita la maratona e quella di fare la raccolta dei rifiuti sempre sulle strade dove si svolge la maratona. Noi in particolare quest'anno abbiamo un impegno piuttosto importante perché partendo la maratona da tre punti, in entrambi questi tre primi tratti noi operiamo nel territorio e quindi opereremo anche per la maratona. E sono tratti che complessivamente fanno circa 50 km di lunghezza. Sì, è vero, doniamo, regaliamo oltre 15.000 lampadine a basso consumo che risparmiano circa l'80% dell'energia, ma quello che conta e quindi la connotazione ecologica di questa iniziativa sono le 1.000 tonnellate di anidride carbonica che queste lampadine faranno risparmiare e oltre 1.400.000 di kilowattora risparmiati, pari più o meno orientativamente al consumo di 600-700 famiglie in un anno. Energia, io sono felice di poter contribuire alla buona riuscita di questa maratona donando pasta, quindi energia pulita ma in tutti i sensi, un'energia che deriva da grano prodotto in Veneto, prodotto nel Triveneto vicino a noi, quindi un grano che va a valorizzare i nostri territori, ma soprattutto in questi tempi di grande carenza energetica, di grande preoccupazione, va a contribuire a consumare pochissimo carburante. Il trasporto per portare la nostra azienda è limitato, i campi sono vicini a noi e per di più i nostri consumatori sono nella nostra area del Triveneto. Questo garantisce una sicurezza, una grande qualità e soprattutto un gran risparmio di energia e di carburante. La Virosac da sempre è stata attenta all'evoluzione della raccolta dei rifiuti e in questi 35 anni di storia ha sempre fatto molta attenzione alla raccolta dei rifiuti e ai sacchetti per la raccolta dei rifiuti. I sacchetti da noi prodotti sono fatti con materiali riciclati, con materiali di seconda vita e quindi con materiali che diversamente andrebbero in discarica e non sarebbero riutilizzabili. La nostra particolare attenzione degli ultimi anni è rivolta verso i sacchetti biodegradabili. Per questo abbiamo ottenuto la licenza numero 1 dalla Novamont per la produzione di sacchetti in Mater B che servono per la raccolta del rifiuto umido. Abbiamo aderito a questa iniziativa della Maratona di Treviso molto volentieri perché il combinare lo sport con questo tipo di iniziativa ci è sembrato estremamente importante.